Paolo, innanzitutto, come hai scoperto il ciclismo? A che età hai iniziato a correre? Ho iniziato a correre a 10 anni, grazie a mia mamma e a mio padrino di battesimo, che ha tuttora una società, Veloce Club Città di Marostica. Ho iniziato perché rubavo la bicicletta a mio papà e uscivo in strada, però era un po' troppo pericoloso e quindi la mamma ha deciso di portarmi in pista con la squadra del Santolo. I tuoi primi ricordi, le prime emozioni di Paolo bambino sulla bici? Ho agganciato la tacchetta perché c'erano già i look e sono caduto dalla parte sbagliata, perché è il classico primo errore che si fa. E niente, era un gioco, tra una gara e l'altra giocavi a pallone, era una festa. Il tuo idolo da bambino? Bonen, sempre stato un esempio come stile in bicicletta, come dal punto di vista sportivo. Hai un ideale di corridore oggi? No, oggi no. Penso a me stesso e cerco di crearmi il mio ideale in me stesso. Paolo, la corsa che tu sogni di vincere? Sarebbe una corsa italiana a finale di stagione, Prato, perché è un percorso misto ma non impossibile date le mie caratteristiche. Tu sei un passista, un forte passista. Che cosa significa per te la salita? La salita è un ostacolo, è una sfida e bisogna passarla, perché sennò non si arriva alle volate, non si arriva a tirare le volate e bisogna lavorare sempre per migliorarsi. Tu fai parte del treno di Gavazzi, che cosa significa trovarsi all'interno di una volata? Sono attimi di dove certe volte non si ragiona neanche, si va d'istinto e si cerca di tenere il proprio capitano, in questo caso Gavazzi, nelle migliori posizioni, che faccia in modo che faccia minor fatica possibile e arrivi fresco allo sprint finale, gli ultimi 200 metri. La più grande soddisfazione che ti ha regalato questo sport? Fermarsi e riflettere su se stessi e imparare ogni giorno che tutte le cose che vengono, belle o brutte, dipendono da noi. E lo sport insegna che da una caduta, da un brutto momento si può ripartire e migliorarsi e mai smettere di credere in quello che si fa e in quello che si vuole. Parliamo di tecnica. Tu corri per una squadra che ha anche il nome di un noto brand di selle. Cosa significa la sella per un ciclista professionista come te? La sella è una delle parti fondamentali della bicicletta che permettono di stare comodi e per ore e ore durante gli allenamenti e gara. È fondamentale per la salute, perché è una parte del corpo che è sottoposta a notevoli sollecitazioni e quindi trovarsi a proprio agio con la sella è fondamentale. Secondo te a che punto è il ciclismo italiano? Il ciclismo italiano deve ripartire, deve cercare nuove soluzioni, nuovi stimoli per creare quello che c'era una volta, i migliori corridori al mondo. Le tue passioni al di fuori del ciclismo? Al di fuori del ciclismo abbiamo una casa in collina dove
abbiamo dei frutteti con la mamma e i fratelli, e diciamo la passione per la campagna, che fin da piccolo non era tanta, adesso sta tornando e comincia ad apprezzare certe cose che magari una volta non capivi. Abbiamo parlato di cosa ti ha insegnato il ciclismo, allora il tuo consiglio ai bambini che si avvicinano a questo sport? Il mio consiglio ai bambini è quello di prendere il ciclismo come un divertimento e non cercare il risultato, la vittoria, perché divertendosi e facendo ciò che si ama si vince.